Benvenuti in questo nuovo video. Finalmente mi sono presa d'anticipo e ho deciso di acquistare dei costumi online da Zaful. Negli anni scorsi arrivavo sempre troppo tardi, verso giugno-luglio mi accorgevo che effettivamente avevo sempre gli stessi costumi da anni, però realizzavo che probabilmente era troppo tardi per acquistarli, anche perché sentivo che Zaful o comunque siti simili impiegavano mesi a far arrivare i costumi, quindi rimandavo sempre. Ma quest'anno Veronica mi ha tampinato affinché facessimo questo ordine. Prima di farvi vedere i costumi che ho preso e farvi vedere come mi stanno, voglio rispondere ad alcune domande che mi avete posto circa la logistica, il trasporto, eccetera. 1. È un sito affidabile? Sì, mi sono trovata benissimo, ho pagato senza problemi, non mi è stata clonata la carta. Puoi pagare sia con PayPal che con la carta di credito. Se paghi con PayPal è ancora più sicuro in teoria. Quindi la modalità di acquisto è soltanto online, non si paga la consegna. Una cosa da tenere in considerazione però è il fatto che bisogna pagare la dogana, nel senso che ti bloccheranno il pacco a Milano, ti manderanno una mail dicendo che dovrai pagare 25,42 euro nel nostro caso di dogana. Puoi decidere a quel punto di pagare o con carta di credito oppure alla consegna. Noi abbiamo deciso di pagare alla consegna, quindi dato questo fattore io vi consiglio di fare un ordine grande oppure di farlo condiviso. Una cosa che io faccio spesso, e questo è un consiglio che vi do, è di cercare dei codici sconto online. Prima di effettuare il pagamento io ho fatto una breve ricerca su Google scrivendo codici sconto Zaful. Mi è venuto fuori una lista di codici sconto applicabili e li ho provati a inserire un po' tutti e ho scelto quello che mi dava più sconto. Ragazze, per davvero ho risparmiato una cosa come 25 euro, quelli della dogana. Quindi altra domanda riguarda i tempi di consegna. Come vi dicevo, io ho sempre sentito che ci impiegano mesi, 3 mesi persino, quindi bisogna prendersi a gennaio e fare questo ordine. Sinceramente noi abbiamo fatto l'ordine il 28 marzo, è arrivato a casa di Veronica il 3 aprile, in mezzo c'era il weekend di Pasqua, quindi ci ha impiegato meno di 4 giorni lavorativi. Quindi non so se ho avuto fortuna io, ma la consegna è stata rapidissima. Penso di aver risposto alle domande principali che mi avete posto. Di tutti i costumi che vedrete, io ho preso una taglia M perché ero un po' impaurita dalle recensioni, eccetera, quindi ho deciso di andare per la via di mezzo. Ho fatto bene, ho fatto male? Guardate il video che viene adesso. Allora, iniziamo da quello che è il mio colore preferito, rosa e grigino verdino. Allora, il modello è semplicissimo, che è una brasiliana. Praticamente questa io la trovo un pochino esagerata, avrei preferito un modello più brasiliano e meno tanga, però diciamo che veste benissimo. Ho cercato di comprare costumi con questa forma di mutanda a V perché slancia molto la gamba. Ho preso una M e in realtà la sento proprio giusta qui in vita e un pochino larga qua sopra, però ha le spalline aggiustabili, sono allungabili e accorciabili, infatti io le ho accorciate molto perché non ho seno. E la cosa carina di questo è che si possono staccare e si può chiudere il costume da qua sopra. L'effetto ovviamente è più strano per gli spaghettini finali in quanto hanno il gancetto, però è carino, molto carino lo stesso. Io lo adoro, mi piace tantissimo e mi sta bene secondo me. Ora passiamo al prossimo. Sempre in questa busta, che a me piace tantissimo, ho preso questo qui azzurro. Anche questo ha le spalline regolabili che però non si possono togliere, quindi sono fisse e il modellino è sempre così. Qui noto che no, qui tende a muoversi e a girarsi restando così, però insomma è giusto un'accortezza. Io, non avendo molto seno, non lo riempio, però ho notato che accorciando la bretellina è perfetto. Comunque il tessuto di questo costume è diverso rispetto a quello di prima, quello rosa, perché questo sembra molto più impermeabile, mentre questo è molto più tessutino, secondo me ci impiegherà un po' di più ad asciugarsi. Mi piace molto come colore e come modello. La mutanda la sento più morbida e comoda rispetto a quello di prima. Questo è una M
E l'unica cosa strana che ho riscontrato è che sul retro ha questa cucitura e sinceramente non capisco perché. Quindi, siccome non si capisce molto bene quale sia il fronte e quale sia il retro, io vi consiglio di mettere la cucitura dietro. È un modello che a me piace tantissimo, lo trovo comodissimo e molto easy. Next, sempre in questa zip bag molto fashion, modellino un po' più particolare. Allora, sì, piano. Allora, iniziamo dalla mutanda. Questo sempre taglia M, li ho presi tutti taglia M. Mentre quelli di prima, secondo me, erano per i zomi, questo è molto più a brasiliana e infatti è molto più riconoscibile il fronte e il retro, perché il retro ha la linetta della brasiliana, insomma. Modello è sempre taglio a V, perché sono quelli che ho riscontrato che mi stanno meglio addosso. E questa parte di sopra è un po' particolare perché ha questo fiocco che sballonzola. Sinceramente non mi piace questa cosa davanti, dà proprio fastidio. Però la cosa positiva è che si può benissimo tagliare, togliere tutto il fiocco e quindi il costume finale rimane questo, che è un costume a fascia. Secondo me è bellissimo. Io non indosso molti costumi a fascia perché già non ho seno, poi proprio me lo stendono, me lo tolgono. Però devo dire che questo è davvero bello e sta bene, secondo me. Oh, mi fa quasi le tette. No, scherzo. No, questo fiocco è davvero impresentabile. Boh, comunque se vi piace potete lasciarlo, però sappiate che potete anche toglierlo. Altro costume, che però non è arrivato nello stessa zip bag, ma in una molto più cheap. Questa roba attaccata, vabbè, viola. Allora, questo, nonostante fosse il costume che mi piaceva di più, è quello con cui ho riscontrato più problemi, perché la mutanda la trovo un pochino piccola e molto profonda, diciamo. Ha questo disegno pattern sul lato, però la sento un pochino troppo stretta e la trovo, boh, forse piccola. Però, vabbè, ci sto ancora. Mentre la parte di sopra mi è grande, perché non è aggiustabile. Praticamente è un pezzo unico che si infila così, proprio si infila come una maglietta, e deve stare perfetto. Dietro ancora, ma davanti non lo riempio, cioè proprio qua sembro un po', insomma, si vede. Anche perché l'imbottitura arriva qua. Quindi c'è proprio questo stacco vuoto che non è riempito e non lo so, sinceramente non mi sta benissimo. Proprio vedo qua che, vedete, si arriccia. Quindi quello che abbiamo pensato di fare io e Veronica, perché l'ha preso anche lei, è quello di mettere un'imbottitura diversa. Tanto dovete sapere che in tutti questi c'è la possibilità di togliere, mettere o cambiare l'imbottitura perché sono bucati. Quindi si può fare davvero ciò che vuoi, toglierla, metterla, insomma. Anche se avete tanto seno, non avete bisogno di imbottitura, potete toglierla. E qui è quello che farò, però vedete è molto grande la parte di sopra. Però la parte di sotto è giusta, tendente al stretto. Questo è ovviamente un'altra M e non lo so, lo metterò però... Tra tutti non è il mio preferito, anche perché è molto, non lo so, mi schiaccia pure. Lo vedo molto, non lo so, non sto benissimo con questo costume. Nonostante mi piaceva davvero tantissimo questa parte qua dietro. Ok, allora questi sono i costumi che ho preso io. Ne ho presi 4, non ne ho presi tantissimi. Però ho chiesto a Veronica di prestarmi anche i costumi che ha preso lei, diversi dai miei, per farveli vedere. Quindi adesso vi faccio vedere quelli che ha preso lei. Allora, questo è il primo. La mutanda è a fiori girasoli, diciamo. Scusate se vedete la mia mutanda sotto, ma per questione di igiene l'ho tenuta. Questa è una taglia M che sento giusta tanto quanto il primo costume. Il materiale è quello del primo costume e di questo qua azzurro, cioè quel materiale da costume impermeabile. E mi piace, sinceramente sì. La parte di sopra è particolare perché questa fascia che vedete, che a me sta un pochino grande, però la cosa figa è che c'ha i manicotti. Diciamo che questo non è un costume da andarci a nuotare al mare e farsi le grandi nuotate, ma
per un aperitivo, comunque per una giornata al mare, è secondo me davvero bello. In realtà mi piace come idea, è bellissima l'idea, solo che qua sotto fa un effetto un po' strano, secondo me. Forse perché è grande, non lo so. Però è bellissima questo effetto maglia, con queste bretelline. È comodo, perché comunque, vedete, riesco a fare movimenti. Adesso glielo strappo. No, scherzo. Però, non lo so, qua sotto non mi convince molto. Comunque hanno questo problema del fatto che la parte di sotto è molto più stretta della parte di sopra. Perché qui avrei preso una taglia di meno, qui avrei preso una mezza taglia in più per stare giusto un pochino più comoda. Next. Allora, da così può sembrare che mi stia bene, ma ragazzi vi giuro mi sta malissimo, perché ha l'imbottitura enorme e mi arriva qua, quando insomma il mio seno è qua. È bellissimo con questi petali sulle bretelle, però come vedete mi è enorme. L'effetto sulla schiena è fantastico. Secondo me se avessi più seno e lo riempissi magari starebbe più su, starebbe così e tutto andrebbe a posto e dove dovrebbe stare. Però essendo io piatta non sta bene, è troppo lungo e troppo grande. Qui penso che Veronica dovrà riprenderlo e accorciare un po' la spallina, perché comunque se si tira su sta anche bene. È difficile secondo me prendere un costume intero così online, perché i costumi interi sono da provare. Comunque, no, non mi piace proprio. Ha tipo un doppio strato, non capisco. Mi sta già facendo sudare, quindi non posso immaginare al mare. Per me no. Poi se vi piace, allora sì. E ora l'ultimo costume. Allora, la mutanda di questo è abbastanza infinitesima. I bordi non sono molto ben tagliati e definiti, ma magari può essere solo questo modellino. Devo dirvi una cosa che abbiamo riscontrato in Veronica, è che lo stesso modello può arrivarvi un pochino differente. Nel senso che io e Veronica abbiamo preso due costumi uguali. Solo che, ad esempio, a lei uno è arrivato rotto, una bretellina staccata, però dice che si può cucire facilissimamente. Mentre a me è arrivato un altro costume che ha una cucitura in un posto diverso rispetto alla sua. Quindi tenete anche questo a mente, che possono differire tra costume dello stesso modello. Comunque, questa è la mutandina di questo bellissimo colore verde, questo mi piace, anche se, non lo so, secondo me è cucita un po' male, perché arriccia male, non lo so. Mentre la parte di sopra è lo stesso modello, o lo stesso tipo di quello lì viola di prima, cioè che si inserisce dall'alto come una maglietta, solo che questo mi sta bene. Non lo so perché, sinceramente, è un pochino diverso il modello, però sta molto meglio rispetto a prima, constaterete anche voi. Basta, io ho provato tutti i costumi che abbiamo acquistato, è stato un ordine bello importante, devo dire che sono molto soddisfatta, perché per me i costumi da bagno devono essere molto pratici, non ci devo piangere sopra. Io sono una che al mare nuota, sta in acqua, sta al sole e non mi curo di fare la doccia o sciacquare il costume per togliere l'acqua salata subito dopo. Quindi spesso rovino i costumi e infatti cerco di non investirci tanto, perché so che li tratto in questo modo e non voglio cambiare. Quindi per me fare questo acquisto da Zaful è stato un ottimo compromesso, perché ho speso 15 euro per costume, che secondo me è poco, per dei modelli molto carini che anche se mi durano una stagione non ci piango sopra. Poi ovviamente vi ho raccontato la qualità di questi prodotti soltanto guardandoli ora. Poi sarà tutto un altro discorso quando li avrò effettivamente testati in acqua al mare, per vedere se scoloriscono, se si asciugano facilmente, se sono lavabili, se si rovinano al primo lavaggio o la prima nuotata, se si disintegrano, insomma. Questo ve lo potrò dire soltanto a fine stagione. Per il momento io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, che l'avete trovato utile. Basta.